Bentrovati negli studi di Calabria News 24 con l'appuntamento consueto delle nostre interviste, i nostri ospiti. Oggi è con noi Angelo Napolitano, buongiorno. Benvenuto a Napolitano, presidente dell'associazione Viaggi dell'Arca, Tour Operator, e membro anche dell'associazione Arca. Con il dottor Napolitano siamo qui per affrontare un argomento che sta riscuotendo successo, diciamo, sia sul territorio Alto Tirreno Cosentino, dove agisce comunque l'associazione, ma in generale nei contesti internazionali, per quanto riguarda un aspetto del turismo particolare, che è quello del binomio turismo-sport, che non significa appunto solo esercitare uno sport o la passione verso uno sport, ma anche valorizzazione e quindi crescita e sviluppo dei territori dove eventualmente questi eventi vengono sviluppati? Esattamente, abbiamo scoperto che ci sono alcune discipline sportive come ad esempio l'orienteering che coinvolgono un numero importante che di... sarebbe per i nostri telespettatori? Altro non è che corsa di orientamento, okay. È una disciplina molto diffusa nel nord Europa, nasce nel nord Europa. Da anni ha preso piede anche in Italia, c'è una federazione nazionale che diffonde e coordina le attività legate a questa disciplina che è la FISO, la Federazione Italiana Sport Orientamento, che promuove questa pratica, e c'è un mondo tutto da scoprire. Tu pensa che, per fare un esempio, in Trentino Alto Adige è molto diffusa, molto presente, e ha un contesto, i campi di gioco sono fondamentalmente i boschi, la natura, gli ambienti naturali. Ecco, abbiamo per esempio deciso di cavalcare, di conoscere e di approfondire questa disciplina proprio perché ci dà la possibilità di raccontare il nostro territorio. Noi utilizziamo come campi di gioco i boschi del Parco Nazionale del Pollino, ma ancora meglio, utilizziamo anche i borghi che evidentemente sul nostro territorio, sul territorio calabrese, sono suggestivi, sono meravigliosi, sono da scoprire. E tu pensa come si sposa bene la pratica dell'orienteering con i momenti di scoperta, perché poi di quello si tratta. Come l'orienteering abbiamo visto che ad esempio anche gli scacchi hanno un seguito molto importante, tant'è vero che nel tempo ci siamo accreditati con la Federazione Italiana che promuove il gioco degli scacchi, e stiamo organizzando per conto della federazione una serie di eventi di rilevanza nazionale. Per esempio a luglio ospiteremo i campionati nazionali di scacchi under 16, pensa che parteciperanno a Scalea, diciamo, a Scalea, sì. Proprio in Calabria, a Scalea, e parteciperanno giovanissimi dagli 8 ai 16 anni accompagnati dalle loro famiglie, e diventa evidentemente un momento di un'opportunità per raccontare il nostro territorio, la nostra gastronomia, i nostri centri storici, i servizi turistici che normalmente proponiamo al turista, al viaggiatore che viene a trovarci. Sicuramente finora è stato sottovalutato dalla regione questo potenzialità, perché poi invece in Calabria vengono praticati tantissimi sport, tra l'altro, ripeto, l'Alto Tirreno Cosentino è famoso anche per il rafting, Orso Marzo, la zona di Orso Marzo, ma non solo, il trekking e anche il ciclismo, e poi è venuta anche l'idea a questo punto di mettervi insieme, una buona pratica anche di concertazione con quelli che sono gli altri soggetti che al momento sul territorio, sul vostro territorio di competenza, stanno comunque puntando su questo grande potenziale. Quindi abbiamo il motociclismo, ripetiamo, abbiamo il ciclismo con un gruppo un po' particolare, i Terun, ma non solo, perché poi il tutto avviene in una bellissima cornice, come diceva lei, dei borghi con le loro eccellenze, e quindi anche una serie di manifestazioni come gli artisti di strada. Avete appena stilato un protocollo d'intesa? Sì, esatto. Per come si racconta è evidente che stiamo facendo rete, ed è fondamentale attivare delle collaborazioni con i vari attori che sul territorio fanno, perché poi la difficoltà è quella di fare. Fare e cercare di evitare di sentirci un po' soli nel fare. In questo modo invece condividiamo i percorsi, ognuno fa il suo, quindi ha le specializzazioni per
per ad esempio organizzare il Gran Fondo Terun, che sarà un'esperienza meravigliosa nel mese di giugno, alla quale parteciperanno ciclisti, bikers che arriveranno addirittura dall'America, no? Perché poi la storia racconta che il gruppo Terun nasce dall'iniziativa di i famosi emigranti, due giovanissimi calabresi che in California vanno a lavorare e per fortuna, come spesso accade, hanno successo. Lavorano nell'ambito della ristorazione, quindi si ribadisce il concetto che la gastronomia calabrese ha un valore riconosciuto a livello internazionale, e hanno la passione della bici. La passione della bici si trasforma in un gioco comune con gli altri attori del territorio e decidono di mettere su una squadra di ciclismo che poi arriva a organizzare questa bellissima competizione che porterà italiani e stranieri a scoprire le bellezze della costa, del Parco Nazionale del Pollino, della Calabria e della Basilicata. E dicevi una cosa molto interessante, che fino a poco tempo fa la regione non era molto attenta, ma per fortuna da un po' di tempo a questa parte la regione sta facendo un bel investimento in termini di comunicazione sulla pratica delle discipline sportive, ma soprattutto la pratica di quelle discipline che danno la possibilità di scoprire i luoghi, i paesaggi, gli ambienti del nostro territorio, che evidentemente si prestano benissimo a questa, e noi non facciamo altro che cavalcare quel filone. Una cosa interessante sta succedendo anche con la Camera di Commercio di Cosenza, che ha dimostrato la stessa sensibilità e la stessa intelligenza. Tu pensa che quello che stiamo facendo adesso in qualche modo, anzi, è supportato dalla Camera di Commercio, che ha lanciato qualche mese fa un'iniziativa che ha l'obiettivo proprio di sviluppare turismo culturale, turismo, l'organizzazione di eventi capaci di generare flussi turistici. Allora possiamo dire un bel gioco di rete. Tra l'altro un elemento particolare di questo binomio è senza dubbio il business che c'è dietro, da non sottovalutare. Il turismo sportivo è tra i turismi sempre con un trend di crescita continuo rispetto a tanti altri, e con, ripeto, un business molto più alto. Dati statistici dicono che ad esempio un turista sportivo spende 4 volte di più rispetto ad uno normale, tra l'altro più tutto l'indotto. Non dimentichiamoci che c'è anche quella parte di sponsor che gira intorno agli sport. Verissimo, verissimo. La spesa media di un turista rappresenta un obiettivo per chi fa impresa in ambito turistico, cioè la capacità di far spendere al turista quello che si pone come budget per la sua esperienza. In ambito con gli eventi sportivi è tutto ancora più amplificato, ma l'esempio è il campionato di scacchi. I giovanissimi partecipanti saranno accompagnati dalle famiglie, quindi la riflessione è evidente. I numeri quali sono? Un partecipante, 3 arrivi. Per un'unità. Per questo evento, tu pensa che lo scorso anno l'edizione che si è tenuta in Toscana a Chianciano ha avuto 903 iscritti e più o meno 3.000 arrivi. Noi andiamo a raggiungere gli stessi numeri, stimiamo circa 20-25.000 presenze in un periodo che è evidentemente l'avvio della stagione, combinando una bellissima esperienza sportiva di carattere nazionale con una meravigliosa vacanza nella nostra terra. Siamo in chiusura, dottor Napolitano, quindi puntiamo molto in sintesi su quelli che sono gli aspetti positivi. L'ultimo l'ha detto anche, destagionalizzare, perché il turismo sportivo ti porta a destagionalizzare. Ospitalità che diventa accoglienza, ma un'accoglienza anche che deve essere comunque curata nei minimi particolari, valorizzazione dei territori e naturalmente una grande passione per gli sport e per la natura. Tutto questo messo in rete. E questa è la formula. Evidentemente questo percorso ci ha portato a intercettare o a organizzare degli eventi di carattere nazionale o internazionale. Adesso la palla passa agli operatori del territorio, passa alle amministrazioni del territorio, che devono dimostrare di essere capaci, dobbiamo dimostrare di essere capaci di saper fare accoglienza, e dobbiamo cogliere l'occasione che ci si presenta. Basta pensare che molte delle persone che arriveranno
sul nostro territorio per partecipare a uno di questi eventi saranno qui per la prima volta e quindi diventa per noi un'occasione importantissima di promozione per raccontare la nostra gastronomia, il nostro territorio, le nostre bellezze, nostre eccellenze, le nostre bellezze, quindi è una carta sicuramente da giocare. Vi seguiremo, quindi avremo il piacere di seguirvi in questo percorso. Per adesso termina qui la nostra intervista e ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie per essere stati proprio a noi.